È una delle settimane più calde. Federal Reserve, Banca Centrale Europea e Bank of England. Cosa faranno le banche centrali con la loro politica monetaria? Quali le ricadute per i mercati finanziari? Ce lo dicono i protagonisti di House of Trading. Una nuova carta verde al rialzo sul Banco BPM. Replico quella che è stata l'operazione anche di Giovanni, qui ci troviamo d'accordo, vogliamo sfruttare quello che è l'appeal speculativo del titolo dopo l'operazione oggi di Enasarco, che comunque con il suo 2%, andandosi ad unire al patto di consultazione, diventerà il primo azionista dell'istituto bancario. E di conseguenza, insomma, questo potrebbe essere letto sotto, diciamo, tre livelli. Da un lato, insomma, potrebbe riscuotere un dividendo compreso tra il 7 e l'8%, che comunque è particolarmente interessante. Da un altro lato c'è il rinnovo del CDA, adesso nei primi mesi del 2023, e poi sono sempre quelle operazioni straordinarie di cui abbiamo detto che potrebbero vedere coinvolta la stessa Crédit Agricole, che è attualmente il primo azionista, o anche UniCredit, si dice, insomma, siamo sempre su questo livello di dubbio. E come vediamo, appunto, il grafico potrebbe presentare opportunità positive, opportunità rialziste. Voglio provare ad andare al rialzo da 3,26 con lo stop loss fissato a 3,15 ed il target a 3,36 euro. È stato un rendimento potenziale di circa 3 punti percentuali. Ti è piaciuta questa strategia? Bene, iscriviti al canale BNP Paribas, attiva la campanella e rimani sempre aggiornato sulle operazioni proposte dai trader e degli analisti che vedete sfidarvi ogni settimana alle 17:30 ad House of Trading.